Ecco incartata la nostra scatola. Ora passiamo a mettere il nastro. Mettiamo il nastro sul tavolo, appoggiamo la scatola sopra, giriamo, giriamo sotto e facciamo il nodo. Tagliamo il nastro, lasciamo la stessa lunghezza dell'altro lato. Ora passiamo a fare il fiocco. Dobbiamo creare un fiocco a coccarda. Allora, inizieremo ad arrotolare il nostro nastro, in questo caso a fantasia, per dare lo stacco con il verde, e fare sempre lo stesso movimento rotatorio almeno per 5 volte, cioè 5 giri intorno. Tenendolo ben stretto in centro, vado a schiacciare i lati e vado a tagliare gli spigoli. Ora vado ad aprire il mio nastro e unisco i due lati tagliati in questo modo. Applichiamo il nostro nastro sulla scatola e lo leghiamo con il nastro che abbiamo fatto prima giro scatola. Con il nastro verde prendiamo la misura del nastro che verrà fatto leggermente più piccolo per fare poi il centro del nostro fiocco. A questo punto abbiamo la nostra misura. In questo caso facciamo 4 giri. 2, 3 e 4. Tagliamo. Lo stesso lavoro di prima, teniamo in centro e tagliamo i nostri spigoli. Andiamo a applicare sempre al centro e sempre legato con il nostro nastro verde. Ora andiamo a aprire il nostro nastro. Quando aprite, date un giro così, così, resta modellato. Questo lavoro lo facciamo col verde che resterà al centro del nostro fiocco.